grazie per la vostra partecipazione. Ringraziamo il professor Vittorio Emanuele Marsi di aver accettato il nostro invito ad essere con noi questa sera. Professore ordinario di relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica di Milano e direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Insegna anche presso l'Università della Svizzera Italiana ed è autore, tra molti altri, dei due libri che sono il centro della presentazione di questa sera, che sono Titanic e Il posto della guerra e Il costo della libertà. Sono libri che trovate anche su quel tavolino, che potete acquistare e che poi gentilmente il professore autografferà a chi lo desidera. Allora, partiamo da due punti fondamentali. Il primo è che nella lettura di questi libri abbiamo colto un netto e chiaro filo rosso che collega Titanic al posto della guerra. Cioè, secondo noi la riflessione contenuta in Titanic, una riflessione molto forte, molto dura, è fondamentale per capire le problematiche sollevate nel posto della guerra. Il posto nella guerra e il costo della libertà. Io credo che sia molto importante questo sottotitolo, questa parte del titolo che è scritto in piccolo, ma mi sembra di straordinaria contingenza e importanza. Un secondo punto. Citiamo Antonio Varsori, titolare della cattedra Jean Monnet di Storia dell'Integrazione Europea presso l'Università degli Studi di Padova, che scrive in Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda questo. Siamo di fronte all'incorso di un continuo presente che ha la sempre più forte tendenza a rapidamente gettarsi alle spalle ogni avvenimento in apparenza importante, ma dimenticato nel volgere di pochi mesi, se non di qualche settimana. Noi viviamo in un momento storico dove l'infodemia, se si dice così, lo scorrere delle notizie non ci aiuta a cogliere quello importante, fondamentale. Allora, questa nostra introduzione adesso sarà composta dalla proiezione sul televisore, spero che lo vediate tutti, di 11 fotografie, che sono, a nostro avviso, alcuni punti tra i tanti che, come nel famoso gioco della settimana linguistica, se li uniamo possono svelarci il disegno nascosto. Ecco, quello che crediamo che sarà importante questa sera è avere questo aiuto per acquisire gli strumenti, per unire i punti e per dare anche un senso poi alla nella visione del futuro, per il futuro, al disegno che emerge. Le decisioni... le decisioni che assumiamo nel presente, e citiamo il professor Parsi, sono ovviamente influenzati dai rapporti di forza che derivano dal passato, ma possono o non possono essere illuminati dalla nostra capacità di immaginare un futuro e anticipare i nostri comportamenti attuali, alla luce di come pensiamo di intercettare e trasformare il futuro stesso. Questa serata, è l'inizio di un percorso che auspichiamo, e ci stiamo lavorando attualmente per farlo, possa continuare con una serie di incontri che stiamo programmando per il prossimo autunno, e quindi vi invito a seguirci e vedere cosa poi riusciremo a programmare e a realizzare. Poi ciascuno conserverà la propria idea o la metterà in discussione, come bello, in una condizione di libertà politica e culturale intensiva, ma si auspica con elementi di ragionamento. Adesso partiamo con le fotografie. Ecco, la prima fotografia. Ronald Reagan, lo Stato non è la soluzione, lo Stato è il problema. Margaret Thatcher, la società non esiste. Ecco, questo, leggendo il libro di Titanic, dal nostro punto di vista sono, come dire, gli archetipi iniziali di questa evoluzione della società liberale. Involuzione della società liberale. Vai, Laura. Questo qui si vede un po' poco, ma è un planisfero, ma non come siamo abituati a vederlo noi, ma con la Cina al centro. E questo, diciamo, un duplice
messaggio, significato, un diverso punto di vista sul mondo. Quindi è una cosa importante, secondo noi, essere capaci di avere una, comprendere che altri hanno una diversa visione del mondo, ma anche la Cina al centro è abbastanza evocativa. Laura, prego. Boris Chang, Taiwan. Taiwan è un grosso problema dal quale, se vogliamo, l'Ucraina potrebbe essere, come dire, un prodromico, un esperimento. Boris Chang, sapete, è il fondatore di TSMC, la piccola italiana, che è la più grande fonderia di semiconduttori al mondo. E Taiwan è strategica per tanti versi, come dicevi, i semiconduttori. Prego. Kamala Harris in Africa. L'Africa apparentemente è stata persa dagli Stati Uniti e vicino anche dalla Francia, eccetera, anche dal mondo occidentale, in bene e in male. Kamala Harris ha appena fatto un viaggio in Africa e credo che una delle cose che Biden voglia fare è cercare di recuperare l'Africa. Poi parleremo anche forse di Africa, se non mi dico. Prego. Questa è la vignetta passa su Castiglione che ironizza sul fatto che l'India è diventato il paese più popoloso al mondo, secondo le statistiche. Gli indiani se la sono molto presa per questa vignetta, perché facciamo vedere un super treno proiettile della Cina e un treno, come noi ci immaginiamo, indiano per le persone. E il ministro indiano dice, non scherzate mica tanto, perché tra un po' l'India, con Modi, supererà la Germania come prodotto, come forza economica. In realtà l'India ha tantissimi problemi. Se leggete l'ultimo numero di Internazionale che parla proprio dell'India, ha tantissimi problemi. Però l'India è un altro problema. Prego, Lara. Bashar Assad, giusto? Ecco, questo è uno scandalo. Cioè, la Lega Araba ha riammesso la Siria, o sta rimettendo la Siria, massacratore come il padre del suo popolo. Milioni di sfollati, milioni di profughi, 160.000 persone scomparse nelle galere siriane, ma con l'aiuto russo e turco, perdonato, Bashar Assad ha vinto questa sua guerra e adesso lo stanno rimettendo nel consesso internazionale. E quindi ho scritto, scusa, torno indietro, le linee rosse americane, ricordate Obama, la linea rossa non superare, le linee rosse americane scritte con l'inchiostro simpatico. Prego. Questo è Bernard Arnault, che è secondo Forbes l'uomo più ricco del mondo. E greedflation è l'inflazione causata dall'avidità. Come si legge sui giornali, come l'ha detto anche Christine Lagarde, l'inflazione è causata anche dal fatto che le grosse aziende stanno macinando profitti, e quindi non è che le materie prime o altro che creano l'inflazione. L'inflazione è dovuta anche alla avidità dei super ricchi, e questo problema nel libro Sotto Titani è espresso in una maniera chiarissima. Prego. La rotta traspolare, lo scioglimento dei ghiacci, la Russia ha 24.000 km di coste e ha un armamento enorme da questa parte. Quindi queste sono le nuove rotte, la Cina che vuole diventare un paese semi-artico, presenterà con l'artico la Cina, ma le nuove rotte dell'Artico sono qualcosa di cui bisogna tenere d'occhio. Prego. La politica assertiva della Cina. Questo è l'ambasciatore cinese che ha detto, ma non è che le ex repubbliche sovietiche hanno dei fondamenti giuridici per essere indipendenti. E se l'ha detto l'ambasciatore cinese, che penso che non muova un foglio se non è concordato, sono i nuovi dubbi questi qua. La Cina sta cambiando, sta diventando assertiva. Qui manca un'altra fotografia, manca la fotografia del ministro degli esteri saudita iraniano con dietro il ministro degli esteri cinese che riallacciano i rapporti diplomatici. Il nuovo ruolo, il nuovo protagonismo della Cina. Prego, Laura. Europa, oggi 9 maggio, giorno dell'Europa. L'Europa è un vaso di coccio in mezzo a queste, alle due potenze. Ancora Laura, prego. Ecco, questa non è un errore, invasione già scritto. E qui abbiate pazienza, devo andare a prendere questo libro e cambiare l'occhiale. Un attimo. Alessandro Rizzo, il dominio del XXI secolo, Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia. Dice, i teorici delle relazioni internazionali hanno avanzato spesso alcune domande curiose.
In che modo gli equilibri del potere cambierebbero su questo pianeta con l'arrivo di una razza aliena? Dal nostro punto di vista la razza aliena c'è già, ed è la lotta al cambiamento climatico, di cui si parla ancora nei libri del professor Pazzi. I nostri temi è il cambiamento climatico, nel quale dovrebbe essere tutto il mondo ad agire ad una voce, ma non accade così. E detto questo, ho concluso questa introduzione e lascio la parola al professore. Allora, si sente? Sì, sì. Ok, grazie, grazie dell'invito intanto, sono molto contento di essere tornato. Apprezzo. Stavo pensando dopo 25 anni, sono passati 25 anni dall'ultima volta, che era anche la prima, non me ne sono accorto, mi sembrava molto meno, pensavo 5-6 anni fa, mio Dio. E quindi sono molto contento di essere qua, insomma, cercherò di essere, di fornire qualche spunto più che altro, perché in tutto questo poco tempo riuscire a parlare di tutto è impossibile, quindi vorrei fare qualche riflessione partendo dalle cose che sono state mostrate e dette, che condividono una bellissima ricerca iconografica, molto intelligente, devo dire, raramente vedo delle cose intelligenti. La mia compagna dice sempre che mi annoio rapidamente. E si capisce che quando mi annoio cambia argomento. Quindi questa volta invece è molto interessante, devo dire. Quindi davvero bravo. Chapeau. Allora, partiamo forse da un punto. Viene spesso evocato il tema della complessità, no? È un po' quasi un mantra recente. Viene evocato in maniera molto diversa a chi la evoca, descrivendola come una cosa incomprensibile che richiede chissà quale misterico a sapere, poterla comprendere, chi la evoca come un elemento che mette a repentaglio, diciamo così, la nostra capacità addirittura di vivere. A me sembra che ci sia un elemento, che in cosa consiste la complessità? Che è un po' il risultato ultimo di quello che abbiamo visto in questi 30 anni. A me sembra che la complessità consista sostanzialmente nella necessità che c'è sempre stata, che ricorda e che ricorre nelle nostre vite, ma che diventa sempre più cruciale, di fare un continuo arbitraggio, diciamo così, tra gli obiettivi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo. È questo che ha cambiato la nostra realtà. In che cosa consiste questa cosa? Consiste nel fatto che siamo in una condizione in cui non necessariamente quello che noi intraprendiamo, che dobbiamo intraprendere ogni volta, continuamente, sotto uno stimolo che arriva all'improvviso, delle variabili che non potevamo prevedere, alcune non potevamo neanche vedere, ci possa spingere ad allontanarci dall'obiettivo che ci eravamo prefissati. Se dovessi usare una metafora nautica, è un po' come navigare in un mare che ha l'onda battente, l'onda corta, che è un po' tipica del Mediterraneo, no? Quando si è in una situazione in cui l'onda è battente, il vascello fa questo tipo di lavoro, sale, scende, cioè, siete continuamente costretti a correggere leggermente la vostra rotta, perché l'onda battente vi sposta un po' e
la vela si sgonfia, per così dire, no? Quindi dovete continuamente fare un aggiustamento per riuscire a tenere la portanza. Senza vele gonfie la nave non va avanti, la barca non va avanti. Però qual è il rischio? Il rischio è che facendo questo si possa perdere di vista l'altro elemento. L'elemento è che uno deve seguire comunque una rotta che è sulla bussola, 280 gradi. Quello è. Allora, un conto è procedere sulla rotta che ti sei prefissato, che è il nostro obiettivo di lungo periodo, quando il mare è piatto oppure l'onda è molto lunga, non succede assolutamente niente. È semplice. Un conto è doverlo fare con un vascello che continua a fare questo movimento e quindi in cui tu continui a dover correggere. Ecco, la contemporaneità è caratterizzata da questo cambiamento, che non dipende da noi, è un cambiamento legato in gran parte all'effetto dell'innovazione tecnologica, è un cambiamento che probabilmente non è negativo in sé, ma sicuramente alza la difficoltà di muoversi e di lavorare, diciamo così, no? Cioè, timone, occhio alla vela, occhio alla bussola, invece di guardare la bussola e tenere il timone fermo e pedale. Questa è la grande difficoltà che abbiamo. È una difficoltà che la guerra ha massimizzato. La guerra ha fatto arrivare una variabile interveniente, per così dire, che era estremamente difficile prevedere e che ha scombussolato tutto, che ha esasperato. La guerra di per sé è un fatto che polarizza, è un fatto che radicalizza, perché è il fatto più eclatante che può capitare nella vita degli esseri umani. E perché questo ci consente di vedere molto una differenza, di vedere molto questa cosa nuova che è arrivata. E il come mai questo sia stato così imprevisto, in qualche modo, a mio avviso è perché in questi 30 anni siamo stati progressivamente, ci siamo un pochino persi. Ci siamo persi su che cosa? Ci siamo persi sulla comprensione di quello che stava succedendo. Noi viviamo in un mondo che le cui regole di funzionamento, anche se a volte non ci pensiamo, perché non è che stiamo a pensare come funziona il mondo, sono state fissate più o meno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con uno scopo molto, molto chiaro nella testa. Lo scopo era quello di rendere una famosa frase di Woodrow Wilson, il presidente americano dell'epoca, il 17, lo scopo era quello appunto che Wilson nel 17 aveva già anticipato, fare del mondo un posto sicuro per la democrazia. Cioè l'idea era fare in modo che il mondo, cioè l'ambiente diciamo in cui si muovevano le poche democrazie all'epoca, cessasse di essere un ambiente ostile alla democrazia e diventasse un ambiente favorevole alla democrazia. La tradizione non era quella. Voi vi ricorderete il congresso di Vienna. Al congresso di Vienna si stabilisce che se qualcuno avesse in mente di fare una svolta liberale, tutti i paesi che sono convenuti lo impediranno. No? I fatti di Cadice, la costituzione di Cadice in Spagna per costruire una Spagna liberale nel 1822, se ricordo bene, immediatamente provoca la reazione delle potenze. Mantenevano quell'ordine anche a Sardegna, anche a Piemonte andò a combattere contro i liberali di Baia di Cadice nel 1825. Ecco, questo era il mood del mondo. Dopo la prima guerra mondiale si pensa che bisogna cambiare questo andazzo per poter costruire un mondo favorevole alla democrazia, favorevole quindi non a qualunque regime politico, ma favorevole alle democrazie. La cosa poi si perde, come sapete, tra le due guerre mondiali, si recupera alla fine della prima guerra mondiale, oggi il 9 maggio, che noi festeggiamo la festa dell'Europa, i russi si festeggiano per conto loro la fine della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale è finita l'8 maggio in realtà, ma Stalin voleva tutti i costi avere la sua resa dei tedeschi rispetto ai russi il giorno dopo. Quindi si riflette tutta la verata. Con i tedeschi che andavano a prendersi nelle mani dei russi, non nelle mani degli anglo-americani, come era successo il giorno prima. Alla fine della seconda guerra mondiale, l'idea qual è? Il problema è sempre lo stesso, quello che si era proposto nel 18: evitare che torni la guerra un'altra volta.
E si individua una spiegazione sulla causa della guerra, non è una buona spiegazione in realtà, è che io condivido, la guerra è insita nella costruzione del sistema basato sugli stati. Gli stati sovrani sono soggetti bellicosi perché nascono in un ambiente bellicoso, si affermano per rispondere a una questione che è completamente di politica interna, se possiamo usare questo schema, che è rispondere al problema della guerra civile. Lo Stato moderno nasce in 300 anni, più o meno tra il 300 e il 600 dello scorso millennio, per evitare la profezia di Hobbes, che ogni uomo sia lupo rispetto a ogni altro uomo. Non nascono per costruire un sistema armonico nel mondo, ma nascono per evitare la guerra civile. È una grande invenzione dello Stato, un artificio incredibile. Anche questo noi lo sottovalutiamo, perché siamo abituati a vivere in un mondo organizzato in stati. Ma solo per darvi un'idea, lo Stato sta a quello che c'era prima nell'organizzazione politico-territoriale, come il Principato di Augusto sta alla Repubblica Romana. Anche il Principato, per un romano contemporaneo, sarebbe stato visto senza soluzione di continuità rispetto alla Repubblica. Ma in effetti il Principato cambia la questione e risolve la guerra civile endemica che aveva distrutto la Repubblica per 70 anni, 80 anni, grosso modo, prima dell'arrivo di Augusto. Allora, per un romano questo era difficile coglierlo, perché tutto si parte meno uguale, non c'è un incarico nuovo. E la stessa cosa vale per la comparsa dello Stato, non è che lo Stato compare dicendo ecco, non sono uno Stato, ma di fatto trasforma la costruzione del potere politico e la trasforma con grande successo rispetto a rispondere alla sfida della guerra civile. Porta verso di sé tutte le risorse di violenza legittima, posso dire, porta verso di sé la capacità di tassare in maniera assolutamente più efficace, più profonda di quanto fosse mai successo prima, e porta verso di sé la lealtà politica. Il punto, il paradosso è che gli stati si ritrovano per le mani un eccesso di risorse alla fine di questa operazione, o di singolo stato, e utilizzano questo eccesso di risorse per ampliare la sfera, il territorio di popolazione sulla quale comandano. Nella causa della guerra in Europa è questa: gli stati non potevano che essere, per così dire, bellicosi, con tutte quelle risorse in eccesso, così dire. E i 300 anni che vanno più o meno dal 600 all'inizio del 900 sono questo. Gli stati europei, infatti, sono particolarmente bellicosi gli uni con gli altri, creano un ambiente molto selettivo, e questa è una vicenda che riguarda solo gli stati europei, non gli altri stati che possono girare un altro, non vivono in un ambiente così bellicoso, e quindi non sono quelle macchine da guerra che sono gli stati europei. E contemporaneamente gli stati europei, complessivamente presi, sono talmente di un'altra qualità rispetto alla capacità di gestire con efficacia il potere politico, che annichiliscono tutte le altre forme politiche che incontrano. Dal 500 inizia l'espansione di quello che noi chiamiamo secolo delle esplorazioni, che è l'espansione coloniale degli stati europei, che dovunque vanno vincono, anche in condizioni di assoluta inferiorità. Quello che consente a Cortés di battere volte Zuma non è che c'hai cavalli, 20 cavalli, 4 cannoni, cioè. Cortés ha lo Stato nella testa. Montezuma, non c'è partita. E questa è la lunga storia, diciamo, degli europei, no? Continuamente in guerra tra di loro, ma continuamente in grado di colonizzare il mondo esterno, di prendere le risorse con la forza per usarle nelle loro guerre intestine. E tutto questo grande marchingegno va a massa, per così dire, con le due guerre mondiali. Ora, dalle due guerre mondiali, di queste due guerre mondiali, appunto, si può dare una lettura duplice, no? Una lettura che è molto forte qui in Europa continentale e anche in Italia. L'Italia è un paese purtroppo molto conservatore, cioè è molto disilluso. Noi abbiamo molto spesso, purtroppo a tutti i livelli, lo dico anche a livelli politici, a livelli dell'alto funzionariato, abbiamo questa idea, che chissà da cosa diavolo deriva, che un po' di cinismo, anche molto cinismo,
un po' di disillusione, ci faccia apparire più intelligenti, capire meglio le cose. Nella politica non funziona così. Nella politica i moventi ideali sono determinanti. Se non capisci che gli ideali giocano un ruolo, non capisci la politica, e perdi. Non è un caso che gli italiani così intelligenti, così smaliziati, abbiano complessivamente non prodotto per grandi performance nella loro storia, né gli statunitani né gli staterelli precedenti che occupavano la penisola. Ci sfugge un po' questa dimensione, no? Che è appunto la dimensione tipicamente immaginifica della politica, che non è, capite, immaginare il futuro non significa prevederlo, si prevede il meteo, perché non può influenzare il meteo. Sono prodotto a vedere se ce la fai, cosa succede, ma non si prevede il futuro al massimo lo puoi immaginare, in quel massimo sta una sostanziale differenza, che vuol dire non penso cosa succederà, ma penso cosa vorrei che succedesse. E quindi, se penso che vorrei che succedesse A, cosa posso fare io per determinare A rispetto a B? Questo è un punto fondamentale. La politica fa questo. Cioè immagina, non dirò la cornice dell'evoluzione in cui ci mettiamo, di più, immagina il quadro. Immagina il quadro, ma contemporaneamente nella consapevolezza che poi come saranno questi colori, quale sarà poi il concreto soggetto, no? Ok, sarà una cena, ma sarà la cena delle beffe o l'ultima cena? Beh, questo in realtà non lo determino io. In un sistema democratico, in una visione democratica della politica, in realtà è l'evolversi dei rapporti tra tutti quelli che stanno dentro la società, nei loro rapporti reciproci, che fisserà a un certo punto come è fatto quel quadro. Questo è particolarmente vero della politica democratica ed è, se ci pensate per un attimo, quel punto di vantaggio che la democrazia ha rispetto alla non democrazia. Esplicitamente dove? Beh, soprattutto in condizioni come quelle da cui siamo partiti all'inizio. Perché se la condizione è quella per cui continuamente devo correggere un po' col timone l'andatura, guardare sempre che sia bella gonfia la vela senza perdere di vista qual è il punto in cui voglio andare, la democrazia è quella che mi consente di fare che cosa? Non di avere un'idea in cui inchiodo, no? La scotta della vela, la inchiodo, si dice, la blocco lì, inchiodo il timone e vado dritto qualunque cosa accade, no? Mi dà questa opportunità di continuare a ricevere informazioni, come se avessi mille sensi, per poter fare una cosa in realtà, che è rapidamente rettificare gli errori. Cioè la democrazia, nella sua grande ambizione di poter appunto meglio di altri sistemi relazionarsi con la complessità e avere più capacità immaginifica sul futuro, tutta questa enorme ambizione è nutrita da una minuta modestia di essere semplicemente la tecnica con la quale più rapidamente e meglio correggo gli errori. Perché se non posso sapere quali diavolo saranno le variabili che intervengono, non vincerà chi ha previsto, chi ha fatto la previsione migliore, perché la previsione migliore sarà sbagliata. Ma vincerà chi è in grado più rapidamente di correggere gli errori. Quindi di evitare che si vada eccessivamente ad allontanarsi da quella rotta prefissata, si perde eccessivamente importanza nell'arena, si finisca per muoversi troppo, diciamo così, agitarsi eccessivamente e quindi rallentare la nostra velocità. Quello è il punto fondamentale ed è un punto, se ci pensate per un attimo, che è spesso, a cui spesso noi non pensiamo. Vediamo i grandi decisori che rapidamente assumono decisioni che diventano poi, no, implementate, che vengono eseguite, e diciamo, caspita, fantastico. Sì, ma il problema è che se la decisione è sbagliata, vai rapidamente a schiantarti.
in questi ultimi anni le decisioni sbagliate prese da sistemi di cui due volte abbiamo sopravvalutato l'efficacia perché per tanti motivi ne abbiamo viste. L'ultima invasione dell'Ucraina da parte di Putin è sembrato molto forte, molto a capo di un sistema molto efficace. Putin, quando ha detto no, non invado l'Ucraina, e poi l'ha invasa prendendoci tutti, no, prendendo molti, come diciamo così, no? La bocca spalancata, oddio, l'ha fatto veramente. È stato in grado di ordinare la guerra, di mobilitare queste risorse, di consumare le vite dei suoi, soprattutto degli ucraini. Dopo 14 mesi è ancora impantanato dove pensava di non essere dopo 14 giorni. E le democrazie che lì per lì avevano preso la più grande cantonata di questo mondo dicendo ma no, non sarà così scemo da fare la guerra questo. Ma non gli conviene fare la guerra, ha un costo enorme anche per lui, costeranno un sacco di soldi anche a lui, non nel senso di consumare le munizioni, questo è un aspetto meno rilevante in termini economici, ma in termini di rompere tutte quelle relazioni economiche che aveva con noi, con tutto, diciamo così, il mondo occidentale, cioè quei mercati così importanti per il bilancio russo. Non farà una cosa del genere, che l'ha fatta. Eppure i paesi europei, che erano così completamente stati colti così rapidamente di sorpresa, sono stati molto veloci nel prendere atto della realtà e nel correggere le tue decisioni. Badate, correggere le decisioni significa anche che, e questo pensateci per un attimo, è la vita degli esseri umani, quindi non è bisogno andare all'estero. Significa anche non fare quello che col senno del poi sarebbe stato meglio fare fin dall'inizio, in quella quantità, in quella misura, con quella determinazione, no, ma riuscire a fare in ogni singolo momento il massimo che puoi fare in quel momento. La politica, come la vita, è una maratona. Il punto è se a quel miglio cosa posso fare, quanto veloce posso andare, che energie ho, anche mentali, mi spiego. Questo è il punto. E fino adesso, se guardate cosa hanno fatto le democrazie, sono state capaci di essere sempre sul punto, mai troppo indietro. Avrebbero potuto fare meglio, può darsi, cioè. Ma come nella vita, il punto non è se fossi stato più bravo, se fossi nato biondo, alto, di gentile aspetto, o se sarei stato Manfredi, no, sono così. E per essere quello che sono, tutto sommato, sono riuscito a tenere la linea, per così dire, che è un momento fondamentale. Ora, una parola sul perché siamo finiti in questo autoinganno. Lì c'è stato un elemento. Dicevamo all'inizio, il sistema che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si affronta dopo la Seconda Guerra Mondiale, consegue un grande risultato, che è quello di effettivamente ridurre l'incidenza della guerra, date certe condizioni. E riduce l'incidenza della guerra riuscendo a fare una cosa, che è, se la guerra deriva dalla sovranità degli Stati, dal fatto che gli Stati sono sovrani, addomesticare la sovranità. Domesticare significa non immaginarsi un mondo senza stati. Un mondo senza stati è un mondo utopistico per chi ha una vocazione anarchica, un incubo secondo me, per chi ha una vocazione semplicemente determinatamente ordinata della vita razionale, perché un governo di 8 miliardi di persone apre una serie di questioni infinite su chi comanda non mi ricordo per quanto riguarda il principio e quant'altro. Addomesticare la sovranità significa compiere un passaggio enorme, che è lo stesso che passa da avere un lupo e da avere un cane lupo. Un cane lupo ha lo stesso DNA di un cane, ma invece di mangiare le pecore le protegge. Il passaggio è stato quello di trovare, da un lato, in un fattore esterno, la creazione di una grande economia di scambio internazionale che facesse sì che le persone fossero interessate a scambiare al di là dei confini, e quindi che ci fosse una forza poderosa come il commercio che esiste, non è inventato, che
tenesse a bada, diciamo così, questa bestia, no? Questo leviatano, questo eccesso di sovranità, questa sovranità così forte. In qualche modo mettere, se ci pensate, gli spiriti selvaggi del mercato a guardia degli spiriti selvaggi della sovranità degli stati, il fattore esterno. E dall'altra parte però mettere un fattore interno, che era democratizzare gli stati. Perché attraverso la loro democratizzazione il parere delle persone poteva essere più influente sulle decisioni dei governi. Quindi c'è un fattore esterno, una forza esterna che crea un disincentivo, diciamo così, al conflitto, crea un incentivo alla cooperazione, e c'è una trasformazione strutturale interna che consente a queste preferenze di trovare una via di andare a influenzare la decisione finale. Contemporaneamente, però, in quel sistema pensato negli anni 40, quindi all'inizio degli anni 40, c'è anche la consapevolezza che non è che solo la sovranità degli stati crea problemi. Certo, la sovranità degli stati può creare la guerra, ma i mercati non regolati possono creare turbulenze che possono produrre effetti negativi non solo sul mercato economico in sé, ma sugli assetti sociali, e portare anche alla rovina degli assetti istituzionali. Questo pensiero che Wilson non aveva nel 19, ma che Roosevelt ha nel 40, del 41, scusatemi, deriva da un fatto, che c'è stata nel frattempo la Grande Depressione, cioè la crisi di Wall Street e la Grande Depressione, per cui rispetto all'atteggiamento wilsoniano, che era più di vedere nella sovranità degli stati il problema, quindi facciamo un bel mercato internazionale e lo risolviamo, c'era un atteggiamento più consapevole perché bisognava tenere a bada anche il mercato. E lì la risposta fu, per alcuni aspetti, geniale come intuizione. Teniamo a bada il mercato, tanto più un mercato internazionale, attraverso l'azione coordinata degli stati sovrani. Quindi usiamo la sovranità degli stati per controllare gli eccessi del mercato e il mercato per controllare gli eccessi della sovranità degli stati. Ora, come si fa però a mettere insieme gli stati? E la risposta fu molto semplice. Istituzioni internazionali. Cioè costruiamo un tessuto di istituzioni internazionali che semplicemente alzano l'incentivo della cooperazione. Se vogliamo usare un termine meno freddo, rendono più semplice cooperare, agevolano la cooperazione perché riducono la diffidenza reciproca attraverso una serie di passaggi, procedure, regole, comportamenti. E questo è quello che cambia radicalmente il mondo dopo gli anni, dopo 1945. E se voi ci pensate, opera su due livelli, appunto. Da un lato utilizzando la dimensione domestica, quella nazionale, e la dimensione internazionale in continuità, cioè facendole dialogare con loro, e non limitandosi a pensare che la dimensione domestica è quella della sovranità, la dimensione internazionale è quella della guerra o quant'altro, no, cercando di farle parlare, quindi collegando, guardando dentro le istituzioni statali e trasformandole in maniera democratica, in maniera che possano essere un facilitatore della costruzione di un sistema internazionale più pacifico. E contemporaneamente lavora mettendo insieme la dimensione economica e la dimensione politica. Ora, la dimensione economica e la dimensione politica ci sono sempre state nella storia, ma è il ricorso alle istituzioni internazionali, cioè la creazione di una quantità fittissima di istituzioni internazionali che prima non c'erano, che consente a queste due forze, che dovete immaginare una forza molto vivace, avete presente? Se faccio così però non si sente. Questo per tutto. No? Avete presente quelle cose che ci sono fuori dai venditori di macchine usate? Ok? Devo fare in modo che questi due grandi pazzoni, per così dire, invece di fare questo lavoro e disperdersi a vicenda, facciano questo lavoro, convergano. Un po' come un arco in cui le istituzioni sono la chiave di volta. L'arco sta su, perché le due forze spingono l'una contro l'altra,
se no non starebbe su là. Allora, l'idea è questa, le istituzioni sono la chiave di volta, tutto. È una cosa che cambia continuamente, che cambia radicalmente il sistema precedente. Perché poi questa democratizzazione significa, dal punto di vista concettuale, fare che cosa? Prendere quegli stati europei che erano estremamente deboli dal punto di vista della loro capacità di inclusione e trasformarli da stati liberali fragili in stati democratici robusti. E da stati in cui l'economia capitalista, l'economia di mercato, riguardava, era sostanzialmente un'opportunità per chi apportava capitale, ma tendenzialmente no, per chi apportava lavoro, per cui le condizioni di vita della forza lavoro con l'introduzione del mercato, dell'economia capitalista nel corso dell'Ottocento e nella prima parte del Novecento sostanzialmente peggiorano, non migliorano rispetto alle condizioni precedenti. Bisogna fare in modo che invece il mercato diventasse un'opportunità anche per chi porta lavoro sul mercato, al fattore di produzione, e non capitale basta. E questo viene realizzato con la costruzione di un mercato di massa fondato su consumi di massa, elevando il reddito dei ceti popolari, istruendoli e trasformando i ceti popolari in ceti medi. Il ceto medio dovrà essere la spina dorsale di un sistema democratico forte perché inclusivo, di un sistema economico di mercato stabile perché inclusivo. E funziona così per alcuni decenni. Era una risposta, era una grandissima sfida, ed è una sfida che è possibile vincere a causa della guerra mondiale. Perché la guerra mondiale azzera una serie di resistenze che avrebbero potuto esserci concettualmente. E gli Stati Uniti sono nella condizione di fatto di imporre questo sistema. Allora, quindi devo lasciare un po' di spazio per le domande, ma io spero che non sia troppo confuso quello che ho detto fino adesso. Quello che mi interessava far vedere di questa parte, che cos'era sostanzialmente? Perché quando noi guardiamo al mondo intorno a noi, è chiaro che analiticamente distinguiamo tanti fili per cercare di capire, un po' come quando apre una radio, una volta che sono tutti i fili coloranti, per il transistor, per sdemenare. Ma in realtà tutte queste cose lavorano insieme. E allora il paradosso è che quando noi guardiamo al mondo in cui siamo arrivati fino a 30 anni fa, che poi si è alterato per una serie di fattori che magari vediamo un attimo sul nuovo tempo di affrontare e che può essere ulteriormente messo in discussione dalla guerra, stiamo parlando di un mondo che è nato dopo un tentativo abortito, poi il 19, e poi finalmente realizzato negli anni 40, che è nato su idee che si sono sviluppate anche attraverso grandi tracolli economici come la Grande Depressione, l'avvento del nazismo in Germania di conseguenza e via discorrendo. Di qualcosa che si è verificato perché paradossalmente le sovranità statali della più parte degli stati europei sono state spazzate via e sono state ripristinate durante la guerra con il contributo determinante degli Stati Uniti. Questa volta sono rimasti coinvolti poi nella costruzione dell'Europa perché invece di tornarsene indietro hanno deciso di restare per questioni che riguardano la politica domestica americana, guardate bene, non la politica, decisioni che derivano dall'esterno. Come nel 19 se ne erano andati per questioni di politica interna, nel 45 restano sostanzialmente per questioni di politica interna. Cioè ci sono le condizioni interne per poter restare. Che si alimenta, che è possibile realizzare proprio perché c'è uno Stato che è incredibilmente più forte degli altri, e quindi può dettare la gente agli altri, che sono tutti sconfitti, sostanzialmente. Perché è uno Stato che è diverso dai nostri Stati europei, anche nel bene e nel male, ma in questo caso è un fatto fondamentale, che nasce democratico. Mentre gli Stati europei nascono Stati, diventano, e alcuni diventano liberali, e una manciata di questi diventano democratici nella prima parte del Novecento. E quindi ricordate quello che dicevo un 24 d'ora fa, la necessità di prendere i valori, i principi, no? L'illusione sul serio, anche nel momento in cui realizza un disegno politico in cui è contenuto il benessere degli Stati Uniti, l'interesse degli Stati Uniti, lo fa costruendo una narrazione, diciamo adesso, no? Un discorso politico, diremmo noi, in cui non puoi
aggirare la questione dei principi della democrazia, perché i principi della democrazia sono consustanziali alla forma dello Stato. Detto in maniera più, forse più complicata, ma spero di no. Così come gli Stati Uniti nascono mettendo un oceano rispetto all'Europa nel Settecento e inventando un sistema istituzionale, la Repubblica, che qui non c'era, che marca, salda questa distanza, che diventa una distanza fisica, una distanza istituzionale e una distanza programmatica. Il discorso di addio di Washington alla presidenza dopo due mandati, che dice: non facciamoci coinvolgere dalle questioni europee, in Europa c'erano le guerre napoleoniche in quel momento. Okay? E quando gli Stati Uniti ritornano e azzerano l'oceano, azzerano anche la differenza istituzionale, ma questa volta sono loro a imporre agli europei qual è il sistema istituzionale che deve essere impiegato. Il sistema istituzionale è il sistema democratico, declinato poi secondo le tradizioni dei singoli paesi, ma è quello, non può essere un altro. E rifondano un progetto che riguarda tutti, l'Occidente post-bellico. Non so se mi spiego, sono riuscito a prendere un attimo la simmetria. L'oceano di distanza, il sistema istituzionale di distanza, il programma alternativo, noi siamo da questa parte, non c'è neanche niente di quello che fanno questi, il ritorno non poteva essere un ritorno senza un programma, un'istituzione nuova a saldare e un programma comune a saldare. Tutte cose che poi si confermano attraverso la guerra fredda, che è il limite all'universalismo di questo progetto, un limite concreto, fattuale, imprevisto per tanti aspetti, e contemporaneamente però è anche il contrafforte su cui si appoggia questo progetto, che aiuta a costruire questa nuova dimensione occidentale in cui l'Europa, appunto la mia visione, non si suicida, tramonta, le spenglerate, le scimmiate, tutte queste cose, tutto molto tedesco, è la fine dello Stato potenza europeo, Dio mamma, no, ma l'Europa risorge in realtà, risorge attraverso una connotazione occidentale che la assorbe, a cui lei porta, esattamente come la Repubblica portò nel Principato una serie di mattoni concettuali, lei porta tutta la sua tradizione, la rielaborazione culturale, le dinamiche storiche, tutto quello che volete, ma la porta dentro un'architettura che è fatta da altri e che la trasforma. Ci trasforma in quello che noi siamo oggi come occidentali, che non è certo che siamo gli eredi degli imperi coloniali, ci mancherebbe altro, non potremmo nasconderlo. Certo che tutto quello che abbiamo fatto per 600-400 anni ci ha collocato in una posizione apicale, ma quello che siamo noi oggi come occidentali è un altro conto. Noi siamo essenzialmente definiti da tre cose oggi come occidentali, che non sono colore della pelle, la razza, la religione, che sei nato qui, o se sei arrivato qui, quello conta uno zero, onestamente. Siamo definiti dal fatto che della democrazia rappresentativa, perché oggi l'Occidente è democrazia rappresentativa, dal fatto dell'economia di mercato aperta, cioè della non chiusura in singole economie autarchiche, e dell'idea di società aperta, cioè il fatto che le persone siano responsabili e autonome rispetto al proprio progetto di vita. Queste tre cose ci rendono oggi noi occidentali, di come siamo oggi, molto diversi da quello degli occidentali di 100 anni fa, ma molto diversi, e rendono la nostra visione di noi italiani contemporanei più simile alla visione dei tedeschi contemporanei, dei francesi contemporanei, dei belgi contemporanei, che non dei nostri padri e dei nostri nonni. E questo è l'elemento per cui io parlo di una risurrezione occidentale, che non significa che siamo stati, o risurrezione, è stata più all'Arabia Fenice che a Pasqua, perché io non penso che nessuno sia andato da nessun peccato, cioè alla fine la storia lì non è che porta già al centro, le cose sono successe, però sicuramente noi oggi non siamo quella cosa, anche perché sono anche così scettico rispetto a tutte queste manifestazioni di estremismo, di cancellazione del passato. Perché solo quelli che non sanno chi sono oggi cancellano in maniera ossessiva il passato. Se io so chi sono oggi, non ho bisogno di cancellare per niente. Se io sono molto radicale, se io sono a quarto matrimonio, non sono io.
al pubblico. Ma se sono al quarto matrimonio e sono ben radicato e sto bene dove sto, non ho problemi a ricordare gli altri tre, avere buoni rapporti con le tre mogli, con i tre mariti precedenti. E quando sono instabile, che non posso, se incontro l'ex fidanzato, oddio, oddio, chissà che succederà. Mi spiego? Cioè, è questo quello che noi, che ci ha completamente trasformato. E questa trasformazione purtroppo non piace a tutti. Non piace a tutti, perché se guardate quello che è in gioco in questo momento, in questa tremenda guerra, è proprio non il passato, come Putin è ossessionato dal passato, è ossessionato per far vedere come la grande guerra patriottica, che di colpo è diventata russa, prima era sovietica, e fino a prova contraria l'Ucraina era una Unione Sovietica, con i kazaki, gli uzbeki e quant'altro, quindi se ha vinto quella guerra l'Unione Sovietica, l'ha vinta tutti i popoli dell'Unione Sovietica. Invece adesso è diventata una cosa che i russi hanno vinto da soli. No? E questa sua ossessione è un'ossessione in cui cerca, da un lato, di rifondare la legittimazione di una nuova edizione di nazionalismo russo, il suo regime, collegandolo al più grande successo della storia russa. E dall'altra parte cerca di collegare quella roba lì, che in realtà, se ci pensate un attimo, fu una grande guerra di resistenza di un popolo contro un invasore, non la proiezione della potenza di un popolo, un regime. Questo è un'altra cosa. Di collegare, diciamo, quell'episodio della storia sovietica nella continuità della storia russa imperiale pre-rivoluzione. Cioè, un'operazione di ogni volta continuamente reinterpretare il passato, cioè correggerlo un po' alla Orwell, per dare un senso al presente. Ecco, no, non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa è cercare di prendere il nostro presente e traguardarlo rispetto al futuro. Cioè, io sono qui e voglio andare lì, e quindi che rotta devo seguire? Questo è l'elemento fondamentale. E quello che è in gioco è il progetto sul futuro. Tra democrazia e non democrazia. Che non significa che siamo destinati alla guerra perpetua, non è questo. Non è questo il punto, ma è importante capire che in questo momento, se dovesse prevalere con la forza un progetto che vede, come posso dirvi, che definisce la democrazia, la rinuncia all'uso della violenza per cambiare lo status quo internazionale, l'associazione libera dei popoli di autodeterminarsi nel proprio futuro, se tutta questa cosa non sta più in piedi, significa dire che quello in cui, il mondo in cui noi siamo, noi gli ucraini sono, noi siamo, lo Stato democratico, l'Unione Europea, la comunità delle democrazie, sono non, come fino adesso abbiamo creduto, l'avanguardia, diciamo così, di una tendenza che va avanti, ma sono una supernova, la luce che arriva dallo spazio di una stella che è già morta. L'ultima manifestazione di una tendenza che è a sparire, mentre il futuro è quello dell'autocrazia. Questo è il punto fondamentale. È il futuro che è in gioco, non è il passato. Non è il fatto se l'Ucraina fosse stata X anni con sopra, sotto la Russia, se la Lombardia di qua dell'Adda fosse il Ducato di Milano e di qua di là dell'Adda fosse la Repubblica di Venezia. Non è questo il punto. Il punto dove vogliamo andare, cosa vogliamo diventare, non da dove veniamo, cosa vogliamo diventare. Perché la vita è un continuo cambiamento, è un continuo divenire. Questo è in gioco, è le modalità con cui si mettono in competizione i progetti. Se pensiamo a questo, capite che quello che è in gioco in questo momento è niente di meno che la possibilità che l'ambiente intorno a noi continui a essere favorevole alle democrazie, sicuro per le democrazie, oppure torni a essere quello che è sempre stato, non sicuro per le democrazie, minaccioso per le democrazie. Allora dobbiamo porci un problema fondamentale di ecologia politica, per così dire. Come cerchiamo di costruire un ambiente in cui la vita umana possa proseguire, dobbiamo lavorare perché l'ambiente politico internazionale sia e domestico, sia favorevole alla sopravvivenza della democrazia. Ora, comunque, qui non lasciare spazio alle domande, perché mi rendo conto di aver detto tante cose, magari alcune cose.
confuso e mi scuso, ma lo scopo era stimolare delle riflessioni, non convincere dal mio punto di vista. Ora, voi potete pensare alla vocazione in tanti modi. Io vi suggerisco quello che io penso, che mi è venuto in mente scrivendo questi due libri, e a cui sono affezionato, perché è quello che mi scalda il cuore, quindi me la fa amare. Che è un po' come capita con le donne, con gli uomini, con quello che vedete voi, insomma. No? Che pensi che hai tuo marito, tua moglie, quel diavolo che sia, e quindi se rispetti l'istituzione matrimoniale, nessuno ama il matrimonio, penso. O più può amare forse un pranzo matrimoniale, se paga lui, più buono se non paga lui, ma il matrimonio è un'idea, no? Un'istituzione dice, mamma mia, ci cioè, spaventi solo l'idea. Ma tu ami tua moglie, ami tuo marito e nell'amore ti accorgi che siamo ancora sposati o siamo di nuovo, siamo sposati con un altro, che ne so, lo stesso, cioè, ma tiri fuori questo. Allora voi dovete pensare che la democrazia non è un insieme di istituzioni, certo che è un insieme di istituzioni, la separazione dei poteri, la responsabilità dei governanti rispetto ai governati, la selezione dei governanti attraverso libere elezioni, tutto quello che volete voi. Certo, questo è tutto quello che fa la democrazia, non c'è dubbio. Ma la democrazia, questo ce la fa amare. Alza questa gamba, gira questo braccio, aspetta, spostati un po', vedi se capito di cosa parlo, sì, bello, però se gli descrivessi il sesso in questa maniera, dice, vabbè, interessante, però si manca un po'. Ma la democrazia è un'altra cosa. La democrazia è il modo più gentile, che sia mai stato inventato per esercitare il potere su degli esseri umani. Questa è la democrazia. In 2500 anni non è mai stato inventato un altro modo così gentile per esercitare il potere sugli esseri umani. Se pensiamo alla democrazia in questo modo, vedete che iniziate a vedere un bel viso, no? Un bel allineamento, un bel personaggio, una bella nonna, no? Capite cos'è la democrazia? È la marca per tutto. Ecco, forse noi dovremmo ricordarci che questa è la democrazia. Questo è il motivo per cui vale la pena così tanto amarla. Quando penso ai nostri amici ucraini che combattono e muoiono per difendere la loro libertà, la loro democrazia, penso che abbiano in mente questo, che è quello che è tanti cinici, disillusi commentatori. Di sicuro tutti non capiscono, non stanno difendendo Zelensky, la presidenza dell'Ucraina, confini, cose, no, stanno difendendo la democrazia del loro paese, intesa come quel modo in cui così gentilmente nella loro lunga storia il popolo non sono mai stati governati, mai così gentilmente. E siccome l'hanno provato, e hanno provato per secoli cos'era l'opposto, sono disposti a morire pur di non tornare in quell'incubo che è il potere russo, poter affermare il diritto di vivere in un sistema gentile. Se pensiamo questo, vedete che tutto cambia, e anche il bilancio dei sacrifici che noi dobbiamo sostenere per aiutare chi lotta per questo, mettendoci la vita, cambia radicalmente prospettiva. Diventa molto più sopportabile, perché come sempre, se il denominatore diventa grande, il numeratore diventa piccolo. Grazie. Allora, vi farei anche qualche domanda. Il problema è che così tante cose, così interessanti, che ho una grossa confusione in testa su quale domanda fare. Un disastro. Però, stimolato dalle ultime sue parole, no? Marco si sente bene, non sta fischiando, si sente un po' alto. Volevo fare una sua citazione, credo, di Nadia Urbinati. La democrazia, l'unico ordine politico che onora la libertà politica di tutti semplicemente perché esistono. Però non voglio fare il pessimista o l'ottimista ben informato, però faccio un'altra citazione, perché l'ultima metafora del rapporto amoroso che sfocia nel matrimonio, nel capire perché vogliamo difendere e che prezzo vogliamo pagare per difendere quello che abbiamo, deve avere anche la sostanza di capire che realmente quello che vogliamo difendere è sostanza e non forma. Lei cita un libro
un economista, Fana, non la conosco, mi sembra una donna, giusto, Fana, è un libro che vorrei leggere, e parlando dello Stato, e parlando delle tre caratteristiche della democrazia, del voto rappresentativo, il mercato aperto e la società aperta, Fana scrive, lo cito dal suo libro prima, la presenza dello Stato nell'economia negli ultimi decenni non si è infatti ridotta, ma ha spostato l'asse del proprio intervento a favore dell'impresa e del capitale. Cosa voglio dire? Lo deduco dalla lettura di Titanic, che poi viene riportato anche in questo posto della guerra. Una certa stanchezza, una certa disillusione. Noi viviamo in un sistema democratico, ma lo viviamo o lo abitiamo? Nel senso che per pagare il prezzo che riteniamo giusto, dobbiamo anche in un certo senso capire che è il nostro posto e non siamo semplicemente ospiti. Non c'è dubbio, la guerra, ha attirato la nostra attenzione su appunto una variabile interveniente talmente drammatica che dobbiamo affrontare con tutte le risorse a disposizione. Ma non ha eliminato quei problemi di cui accennavo all'inizio, che hanno visto progressivamente un ammaloramento della qualità della democrazia nei sistemi occidentali, negli altri sistemi no, perché non c'è. No, quindi la nostra democrazia si è peggiorata in qualità. E non c'è dubbio, Fana l'ho citata, Fana chiaramente, per chi la conosce, Fana è una scrittrice di una studiosa attivista, diciamo, una via di mezzo, di formazione molto marxista e molto operaista, quindi lontana dalla posizione dal punto di vista dei riferimenti ideali. Però appunto condividiamo entrambi la constatazione, questa è una constatazione di quello che è successo negli ultimi 30 anni di, diciamo, di iperglobalizzazione che abbiamo alle spalle. Cioè una perdita di quel ragionamento che facevo all'inizio, era quello di fare sì che il mercato offrisse un'opportunità di miglioramento anche a chi apporta, lavoro e non capitale nel mercato medesimo. Questo è successo per i motivi, ne dico un po' dettagliatamente, ma qui potrei dire per quella serie di motivi di cui Thatcher e Reagan, che non sono il demonio, sono stati anche grandi protagonisti della politica internazionale, ma sicuramente erano portatori di una visione che a fronte di un percepito rallentamento dell'efficacia del sistema economico capitalista, riteneva che la ricetta fosse quella di ridurre la pressione delle aspettative dei lavoratori sul sistema economico medesimo. Questo è successo, questo è stato l'innesco che è partito raccogliendo idee che si erano costruite nel frattempo nella riflessione, che a loro volta erano idee che erano emerse perché c'era un'oggettiva difficoltà dei sistemi economici, c'era un'oggettiva difficoltà legata alla guerra del Vietnam, alla Great Society, quindi alla necessità di includere i neri nel sistema del welfare americano, vuol dire includere una massa di gente poverissima, quindi che sovraccaricare il sistema, un'instabilità nel sistema finanziario internazionale legato alla denuncia degli accordi di Bretton Woods, all'aumento del costo del petrolio, eccetera, 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 escono risposte di carattere proprio teorico, di riflessione, sia nel campo economico prevalentemente, ma anche in campo politico, che spostano l'asse, diciamo così, da un asse tendenzialmente progressista a un asse tendenzialmente conservatore. Perché ha avuto un significato. Questa cosa, che cosa ci dice però? Almeno quello che dice a me. Mi ricorda semplicemente il fatto che il mercato ha una tendenza all'oligopolio, questo lo dice l'attore del mercato, non sono i critici del mercato, bisogna essere consapevoli e continuamente lavorare contro questa tendenza. Dall'altra parte ci dice che anche la democrazia ha una tendenza alla oligarchizzazione, ma questo lo sapevamo già, cioè non è che non lo sapevamo. Mikkels studia il Partito Socialdemocratico Tedesco all'inizio del secolo scorso, 1910, quindi un'organizzazione che non è la SPD adesso,
è una valutazione ovviamente marxista, molto critica rispetto alla, alla Germania borghese del primo impero, del secondo impero, scusatemi, e lì tira fuori, no, la sua legge ferrea dell'oligarchia, cioè dice tutte le organizzazioni burocratiche tendono a diventare oligarchiche. Allora, il problema è che la democrazia è, richiede una continua manutenzione, un continuo controllo di se ci stiamo sbilanciando, se ci sono forze che prevalgono, un'attenzione spasmodica. Questo non va dimenticato. Quindi non c'è dubbio che abbiamo vissuto in un periodo in cui la democrazia si è, ha fatto perdere la sua capacità di scaldare il nostro cuore, no? Ha fatto dimenticare appunto quella gentilezza. Ora purtroppo la guerra se lo ricorda. Il modo in cui Putin tratta i russi, o tratta gli ucraini, ci ricorda qual è la differenza tra una cattiva democrazia, cioè una democrazia che funziona male, e un sistema autocratico. Nessun sistema autocratico riesce a funzionare, non a funzionare in termini, badate, di efficacia puntuale della singola decisione, ma a funzionare in maniera positiva, cioè gentile nei confronti di chi governa, come la peggiore delle democrazie. Questo chiaramente non c'è da dire, perché la siamo a posto, no? C'è da lavorare, ci mancherebbe altro. Le sfide della globalizzazione continuano a esistere, le sfide ambientali continuano a esistere, le sfide generazionali continuano a esistere. Però se dovessi dire, io sto parlando, se io vi facessi la domanda, mi dite una qualunque delle sfide vecchie o nuove che vanno avanti, la pace, l'immigrazione, il riscaldamento climatico, l'invecchiamento della popolazione, la possibile scarsità relativa di alcune risorse, di materie prime, di fondo, di cibo, tutte cose che devono essere affrontate tendenzialmente in maniera cooperativa, no? Cioè, tenendo conto dei differenti punti di vista, ma in maniera transnazionale, principalmente, mi dite in un punto in cui il metodo dei sistemi discotici c'è d'aiuto? Aiuto non lo so, però sottolineo una cosa. La Cina ha tirato fuori dalla povertà 700 milioni di persone, e 700 milioni è più di, della popolazione dell'Unione Europea. Ora l'India, che ha 1,5 miliardi di persone, che ha un sacco di così tanta arretratezza che una delle vanti del governo Modi è fornire i gabinetti nei villaggi, e che ha 10 milioni, se ci ricordo bene, intanto 10 milioni di persone all'anno per mettere in mercato del lavoro. Può non essere, pur essendo nemica politicamente, attirata dal sistema cinese? Intanto quello che stiamo facendo a pensare che la Cina ha tirato fuori la povertà di 5 milioni di persone, dopo che per i primi 20 anni ce li ha cacciati di fondo, cioè il comunismo di Mao in Cina. Se togliete tutta la retorica e tutte quelle che sono, no, le false rappresentazioni di quelli che ormai erano a certa età come noi, e quindi sono nostalgici dei vite del passato, i paesi della Perugia, quello che pensano a Mao, l'Unione Sovietica, Fidel Castro, eccetera, il sistema economico cinese sotto Mao era un disastro, cioè morti a milionate per gli errori di pianificazione, gli sbandamenti, apriamo, chiudiamo, facciamo, tocchiamo. Partendo da così in basso, la Cina ha portato fuori i cinesi dalla povertà attaccandosi proprio al carro della globalizzazione e al capitalismo internazionale, al mercato internazionale, perché sennò i cinesi erano ancora a nel mare con le bacchette, no? Quindi questo non va dimenticato. Ma il punto fondamentale rispetto all'India e Cina non è tanto se Modi possa essere attratto dall'autoritarismo. I politici che non sono, che non hanno interiorizzato fino in fondo i valori democratici, possono essere attratti da svolta autoritaria. Trump, cioè, ha fatto prendere l'assalto il Campidoglio il giorno dell'insediamento del suo, il giorno della dichiarazione di insediamento del suo successore, lo ricordate? Era il 6 gennaio del 2020. No, quindi vuol dire, cioè, Trump negli Stati Uniti, non Finco Ballo a Colonia, cioè nel senso il tempo della democrazia, cioè, il posto, il paese che non ha mai conosciuto una non democrazia nella sua storia. Ora, voglio dire,
i guai in India di Modi, che è un nazionalista induista, quindi un monetarista indù, che sta sperimentando la differenza fondamentale che può essere per il suo paese avere un capo politico che crede in certe cose. Perché il punto fondamentale, come voi mi insegnate, è che finché tu sei l'opposizione, sei un partito politico, e l'ideologia del partito è gli induisti prima di tutto, gli altri sotto, via, bim, bum, bam. Sono cose che si dicono, non c'è la forza di farlo, possiamo fare anche gara di lupi, chi se ne frega. Ma quando tu diventi il capo del governo, e da capo del governo inizia a modificare non tanto la Costituzione, ma fai sì che quell'ideologia così settaria, quell'ideologia così radicale, diventi l'ideologia della Repubblica, quello può essere pericoloso. E allora il problema non è cosa gli indiani fanno, ma cosa fanno i capi indiani, no? Se non tutto subito, ma Modi. Perché i capi possono essere attratti nella verticalizzazione del potere, ma sì. Se non sono falsamente radicali nei regimi democratici, figura che te, se non lo fanno. Però attenzione, la vera domanda, secondo me, la vera cosa che dovremmo assicurare, a cui penso assisteremo, è che la Cina, con quel sistema che ha, inizia ad avere seri problemi di crescita, che non sono legati, a mio avviso, o meno, ci sono problemi di crescita legati al fatto che stanno invecchiando anche i cinesi, e i vecchi consumano meno. Siamo tutti un po' più maggiori. Vi rendete conto che consumiamo meno, ingrassiamo di più, no? Quindi anche la Cina avrà una domanda che inizierà a fare i conti con l'invecchiamento della popolazione, avrà meno popolazione attiva, più pensioni da pagare, avrà un sistema, sarà in un sistema internazionale che per i prossimi 7-8 anni sarà, questa è la previsione, più o meno, sarà più controllato dal punto di vista degli scambi internazionali, cioè sì, scambiamo tra di noi, scambiamo tutto regolare le democrazie, ma con gli algerini un po' meno, però gli algerini in fondo non possono crearsi grandi casini. Con i catarini un po' meno, ma non ci possono creare grandi casini. Con i cinesi saremo più cauti per non fare di volte lo stesso errore che hanno fatto con i russi. E questo chiaramente chiude alcune prospettive di crescita per il mercato cinese, che voglia riconvertirlo internamente, ma per riconvertirlo internamente siamo dei pezzi che devo dare io, se no il conversore si converte in tua sorella. Ora, la questione di fondo è che, così come nello sviluppo di un sistema economico sociale come il nostro, si dice il non impiego di una parte consistente di manodopera femminile rappresenta non solo un soffitto di cristallo per le signore che non possono raggiungere, ma un soffitto di cristallo per la crescita di un paese. Che non lo vedi, ma c'è, perché se tu non utilizzi metà della forza lavoro, delle capacità, eccetera, eccetera, il paese sarà anche fatto così, in teoria, con potenziale. Ma sono tutt'altro. Così questo vale anche per il sistema autoritario. Cioè, la Cina quanto può crescere mantenendo il monopolio del Partito Comunista sul potere? Perché una cosa sappiamo, perché è già successo, cioè tutte le volte che Xi ha dovuto scegliere, Xi in maniera molto centrale, tra una decisione che poteva essere, diciamo così, più favorevole alla crescita economica, ma ridurre la tenuta, la presa del potere del Partito Comunista sulla società, ha scelto sempre di non farlo, e ha scelto sempre di farlo, di prendere decisioni che rafforzavano il potere del partito, anche se erano economicamente costose, sì. Guardate la gestione della pandemia che ha fatto Xi. Cioè, l'unica costante in tutto questo e tutti i suoi comportamenti era mantenere la centralità nel prendere la presa del partito. Persino l'allentamento delle misure restrittive è stato fatto esclusivamente quando ha constatato che c'erano dei rischi, cioè iniziavano a manifestarsi dei dissensi visibili. Allora, su questo io sono piuttosto sicuro che se l'India manterrà un sistema democratico, cioè migliorerà anche, ha un vantaggio enorme rispetto alla Cina. Perché io non credo nel filosofo Re, non credo
in quell'ingegno che è capace di prevedere tutte le possibili varianti, per il discorso che facevo prima, la nostra vita. Cioè, viviamo in un'epoca che è caratterizzata da una volatilità standard molto elevata, da una stabile instabilità, per così dire. Perché il mondo è molto più veloce, più connesso, quindi è molto più, come potrei dirvi, è un'illusione pericolosa pensare che tu puoi pianificare. E quindi questo dà un grande svantaggio ai sistemi autocratici, dà un grande vantaggio alle democrazie. Chiaro che il vantaggio delle democrazie non è l'efficacia della decisione, il vantaggio della democrazia è che il principio su cui vengono prese le decisioni è un principio di equità. Ecco perché è così importante quando questa equità nei fatti rischia di perdersi o di non essere percepita, no? Va assolutamente a lavorare in quella direzione. Quando tu dicevi che i libri sono in collegamento, non c'è dubbio, cioè se ho potuto scrivere così rapidamente il posto della guerra è perché per anni ho lavorato su Titanic. E non c'è dubbio che le cose che ho denunciato su Titanic che vanno a finire nel posto della guerra ci sono. Erano tutte segnate, scritte, no? Non perché sono basta studiare, cioè, no? La Cina, la Russia e compagnia, ma gran parte dei libri di Titanic, appunto, rilevavi, è concentrato sulle sfide domestiche della democrazia, cioè la perdita di inclusione, la perdita di equità, e via discorrendo. Cioè, quello è il tema fondamentale. Dobbiamo tornare appunto a Roosevelt, cioè non c'è possibilità di avere uno sviluppo solido, è un sistema stabile, se tu non lavori contemporaneamente sulla dimensione internazionale e domestica, sulla dimensione politica ed economica. Cioè è complicato, ma è l'unica cosa che puoi fare. Guai se tu pensi, come è stato fatto negli ultimi 30 anni, che la dimensione economica era quella determinante. Su quello abbiamo ottenuto come risultato l'aumento della disuguaglianza relativa all'interno delle democrazie occidentali, la perdita delle nostre capacità dei sistemi democratici di includere e di avere partecipazione e, in termini internazionali, l'illusione che, facendo affari con i russi, cioè poi, non avrebbe mai deciso di fare la guerra perché era troppo costoso, l'ha appena fatto. Quindi tutto questo eccesso di enfasi sulla forza del mercato, la capacità dell'economia di essere la chiave di lettura, ha portato a questa serie di errori di previsione, di errori di valutazione. Quindi ecco perché bisogna assolutamente riequilibrare il sistema sulle due assi. E in questo momento quello che patisce, a mio avviso, è proprio la necessità di tornare in Cuba. Ma non lo dico perché, non lo dico solo perché penso che sia bello, lo dico perché penso che sia fondamentale. Cioè il fascello che sta procedendo in maniera troppo sbandata, se non lavoriamo su questo sbandamento, prima o poi scoppiamo. C'è un punto oltre il quale non ce la fai. Una domanda, ma non è che questi sistemi autocratici sono troppo anche in passione per i nostri imprenditori? Cioè questi sistemi autocratici diventano simpatici quando uno dice vabbè faccio produrre le lavatrici in Cina, poi sono magari le minoranze etniche che in carcere lavorano sui nostri. No, non c'è dubbio, ma guardi, il problema fondamentale, la cosa che bisogna sempre sottolineare è che io non conosco un imprenditore, ma non conosco neanche un finanziere che mette al sicuro diciamo il suo piano pensioni, no? i suoi redditi in una banca russa, in una banca cinese, in una banca saudita, in una banca iraniana. E non è che non lo fa perché i tassi di interesse non sono buoni, magari. Ma non lo fa perché non c'è una garanzia totale della protezione del tuo. Cioè quello che può essere, che deve essere sempre ricordato agli imprenditori, a quegli imprenditori perlomeno che hanno vocazione di vista di corto periodo, quindi con un vantaggio immediato, è che la protezione della proprietà privata non è possibile in assenza di stato di diritto. E questi sistemi autocratici non garantiscono questo, cioè non garantiscono che un giudice a Pechino, a Riyadh, a Mosca, a Teheran possa opporsi a un atto di predazione da parte del detentore del potere politico. E questo è l'elemento che è il punto di interesse comune
tra chi ha molto, no? E chi ha poco, perché poi lo Stato di diritto protegge tutti. Ed è stato questo che ha trasformato gli stessi stati occidentali liberali, che erano stati di diritto ma non inclusivi, in stati democratici. Perché se lei pensa, se lei si ricorda, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, non è che devi leggere Marx, basta leggere i romanzi, i giornali di quell'epoca. La paura delle elite borghesi era la rivoluzione. Perché non è che non fossero consapevoli che il sistema era talmente iniquo da non avere abbastanza sostegno. Allora, ogni volta che qualcuno può dire, ma io qua in fondo che me ne frega degli altri, devo sempre ricordare che la protezione di chi ha molto deriva dal sostegno di chi ha poco. Se il sistema svantaggia in maniera eccessiva chi ha poco e avvantaggia in maniera eccessiva chi ha molto, certo, chi ha poco perde nell'immediato, ma il sistema non protegge più chi ha molto, e chi ha molto molto perde. Quindi io su questo sono più ottimista, lo sta vedendo adesso nei fenomeni di reshoring, nearshoring, cioè lo sforzo di chiudere, di cogliere il pericolo di rapporti eccessivamente disinvolti con sistemi autoritari, è una cosa che è emersa immediatamente, che non c'è nessuno che si sta opponendo. Poi magari ci sarà il singolo imprenditore che fa il suo affarulo, questo non discuto. Questo ancora una volta è un'esternalità positiva della guerra, cioè la guerra è brutta, è terribile, tutto quanto vuole, ma ci offre un'opportunità, proprio perché è drammatica, proprio perché ci mette di fronte a scelte molto chiare, ci offre un'opportunità di rimodellare le nostre democrazie e riportarle in asse con una capacità di essere solide. Quindi io sono ottimista. E poi un'altra cosa, ma qualche nota positiva da qualche parte, anche in fondo, da questo buio che ci stiamo trovando. Ok, che io sono particolarmente coinvolta perché mia nuora è... mio figlio ha appena sposato una ragazza russa che è scappata proprio, non so, 3 marzo del 4, ecco, diciamo. Quindi io non parlo mai con lei di queste questioni, però come suocera, tra virgolette, mi sento molto coinvolta, sto seguendo tutto quello che sta accadendo sulla guerra, da quando vengono, altre cose, poi vado, quando vado dai miei ragazzi, dal mio figlio, loro addirittura seguono un ragazzo dell'Ucraina che parla in russo e che fa il conto della guerra, ed è angosciante. Ecco, io mi domando, ma ci sarà un giudizio, questo punto ci sarà qualcosa di positivo forse? Io posso solo dirle che le guerre finiscono tutte. Su questo non c'è dubbio, cioè questa guerra finirà, poi finirà questo fine tutte le altre guerre. Porterà un carico di morte e di distruzione ancora per tempo? Io penso di sì. Cioè il punto fondamentale è che è difficile che la guerra possa finire se non finisce l'invasione. Le possibilità di una... di un chiudiamola qui invece come prima non esistono, cioè c'è un ballo di morte, di distruzione, cioè di barbarie. I giovani russi si parlano, immagino di sì, ma i giovani ucraini sono, immagino, gli ucraini in generale, e pensi quante generazioni ci vorranno. Ecco. Perché gli ucraini ricominciano a pensare ai russi non come delle bestie. Infatti volevo, se posso permettermi, inserirmi proprio in questo, facendo un richiamo a una intervista che ho sentito ad Andrea Graziosi sul blog del Post. E il professor Graziosi, giusto? Uno dei massimi esperti di storia russo-ucraina. Esatto, e diceva, attenzione a non perdere la Russia, cioè avere una prospettiva di, come dire, futuro di recuperare la Russia nel contesto, diciamo, internazionale. E faceva l'esempio della Germania. Chi avrebbe detto che la Germania, che adesso è il cuore dell'Europa, nel 1945? Però la Germania è stata rasa al zero ed è risorta una nuova Germania. Io adesso, finirà la guerra, non sappiamo come e quando,
ma non prevede un cambio di regime. E invece quello secondo me è... servirebbe questo per recuperare la Russia. Io penso che sia sostanzialmente quasi impossibile che la Russia possa essere riammessa, diciamo così, nel novero delle nazioni con cui l'Occidente ha rapporti regolari finché ci sono qui. Avrebbero dovuto metterle tutti molto prima, dissolvere tutti molto prima. È inutile stare qua a fare discorsi da suocera, non lei, signora, ma no, l'avevo detto. Non l'ho detto Letta. Ma io faccio discorsi da suocera. No, scherzo. Non è stato fatto, però la Russia non sarà riammessa fino a quando Putin non va via. È chiaro che con Andreas siamo d'accordo su questo punto, cioè non si può pensare a un mondo in cui noi assecondiamo quello che Putin sta facendo. Putin sta tirando via la Russia dal mondo. Cioè, Putin ha, quando parla del mondo russo, quando parla di questa sua visione eurasiatica e questa sua cacozzaia di cose che mette insieme per giustificare la sua ideologia, stacca l'acceleratore, cioè stacca poi la connessione con l'Europa e lo fa come è successo nel 17. Nel 17 poi quello che è successo almeno era stato motivato da una volontà di costruire un mondo altro, universale. Questo non è niente, il mondo russo, per chi non è russo non gliene frega niente a nessuno. Però penso questo, su queste cose poi bisogna essere anche molto, molto chiari, perché c'è tutto una mitologia che parla di una pace cartaginese imposta all'Unione Sovietica dopo l'89-91. Non c'è stata nessuna pace, perché non c'è stata nessuna guerra nell'89-91, cioè non c'è stata una guerra, è finita una fase storica del sistema. La Russia non è stata invasa, la Russia non è stata privata delle sue risorse militari, la Russia non è stata sottoposto a un processo di cambiamento di regime dall'esterno, e sono tutte cose che sono successe in Russia attraverso i russi. Questo è proprio un problema. Vediamo cosa succederà. Cioè, io credo che nelle persone russe non c'è nulla che le renda indisponibili a vivere libero come qualunque essere umano, secondo me, aspira a vivere. Però anche vero che l'esperienza che hanno avuto nella loro storia politica istituzionale ha conosciuto frammenti di qualche anno di sistema vagamente democratico ai tempi di Kerensky e ai tempi di Gorbaciov e di Yeltsin. Poi per il resto zero. Quindi questo è una cosa che grava, no? Cioè, insomma, pensate a quanto è persistente la mentalità fascista in Italia. Non il fascismo come ideologia, ma il lascito della mentalità, i 20 anni di isolamento dell'Italia dalla cultura fascista hanno prodotto una serie di luoghi comuni che sono rimasti dentro la nostra mentalità. Quanti di voi conoscono persone, parlo con amico, posso dire, che ancora sono convinti che gli italiani in fondo in Etiopia costruiscono pozzi, tant'è che i negri sono attorno e vanno via, oppure che in Italia in Libia gli italiani hanno fatto le strade? Cioè, questa roba è durata ben oltre la caduta del fascismo e tutto il resto, ben oltre, cioè, sono cose che ancora girano a essere. Quindi, 70 anni di comunismo sovietico, 300, 400, 800 anni di sistema completamente autoritario e quant'altro, cioè, è difficile creare un fermento liberale. Guardate anche autori come Pushkin, o persino Dostoevsky, cioè, sono gente che scrive cose aberranti dal punto di vista politico. È un problema, cioè, nel senso, la limitazione della cultura è quella roba lì. L'ultima domanda per la signora. Sì, prego, insomma. Io credo di vedere un fattore, però ovviamente mi dovrei confrontare anche per valutare tutta questa complessità. È il fattore del radicamento. Del? Radicamento, cioè adesso semplifico. Noi occidentali siamo un po' lì, nel senso abbiamo avuto diverse rivoluzioni, non so, da Cartesio, l'illuminismo, al marxismo, dove in parole povere, al di là della legittimità di quello che dicevano,
con questi movimenti tutto ricominciava da zero. Cioè quello che c'era prima non valeva niente. Quindi forse noi abbiamo qualche problema di radicamento. I russi stanno cercando di radicarsi. Gli indiani sono radicatissimi nella loro storia. I cinesi probabilmente no. Cioè nel senso che pare, ma vorrei confrontarmi, che questi non sanno niente delle proprie tradizioni. Sono completamente degli sradicati. Ma questo alla fine non potrebbe essere un elemento, non dico decisivo, ma generalmente non se ne tiene conto. Non lo so, io non ho una piccola domanda, però posso solo rispondere per come la vedo io. Cioè io non ho penso che gli uomini e le donne abbiano i piedi e non le radici, per cui si spostano, cioè non fare una battuta, cioè non capisco il punto. A me sembra che il problema sia guardare avanti, non guardare indietro. Sì. Ho l'impressione che i russi, non so degli indiani, che conosco veramente poco degli indiani, ma che i russi siano veramente ossessionati dal passato, cioè e questa è una grande fregatura. Quindi noi dobbiamo guardare molto avanti, cioè. Che non vuol dire, io non penso, vede, si ricorda Chatwin sui nomadi, no? Dice i nomadi si spostano. La contrapposizione, c'è cioè la contrapposizione tra un po' di nomadi, un po' di stanziali, no? E io penso che una cosa che sfuggiva anche a Chatwin, cioè qual è, che non è che i nomadi sono gente che si muove senza radici, ma se le porta dietro. Cioè sì, sono un accampamento nomade, si sposta con le sue regole, si sposta sul territorio, ma le sue regole, le sue cose, se le porta dietro. Forse viaggia leggero magari, perché non ha anche la fisica, ma in giro. Quindi io penso che noi dobbiamo concettualmente essere molto attenti al fatto che non perdiamo il radicamento solo perché continuamente innoviamo. Il liberalismo in realtà, non so, il marxismo è un po' diverso per cui è diventato, però il liberalismo non è un taglio, non è una cesura col passato, certo, ma è un momento in cui no, deve fermarsi politicamente, ma il liberalismo è una filosofia, da un lato che è molto gradualista, dall'altro che è estremamente ampia, è difficile capire dove sono i margini, i confini del liberalismo oggi. Io ho altri miei amici che si definirebbero come liberali, con cui non vado minimamente d'accordo, perché io troverei conservatori e loro troverebbero me pericolosamente sinistro, che ne so. Eppure in realtà siamo tutti all'interno di una visione liberale. Il grande vantaggio del liberalismo, che anche questa è una cosa che noi sottovalutiamo, in realtà vuol dire che spiega la persistenza di questo modo di pensare, è che il liberalismo si muove, nasce e si muove sugli stessi presupposti del razionalismo. Cioè nasce grosso modo nella stessa epoca e ragiona nella stessa maniera, per tentativi ed errori, per argomentazione, per continuo dibattito. È questo che dà forza al liberalismo, che non è dogmatico. Tant'è che quando tu vedi un liberale dogmatico, è una macchietta, quelli che sono dogmaticamente contro lo Stato, l'intervento dello Stato nell'economia. Ma dipende, cioè, nel senso, i liberali sono contro il potere pubblico, perché quando nascono il potere pubblico è il potere dell'anziano regime. Sono contro lo Stato perché sono per il mercato, perché il mercato è il modo di avere un'economia che non è ingessata dai rapporti di potere, non è l'economia di derivazione feudale. Ma non hanno una visione, anche lo stesso Smith non ha una visione teologica del mercato, no? Non c'è mai una cosa che è la soluzione finale. Questo è lo spirito liberale, secondo me. Quindi Cavour era uno di sinistra nella sua epoca. Però non può essere liberale sostenere, dire così ha detto Cavour, quella cosa di oggi non ha più senso, no? Allora io penso che sia questo. Cioè. Quindi io sono molto ottimista, no? Io sono. Non credo che il radicamento sia una cosa così importante. No, io in realtà ero più focalizzato nelle mie intenzioni sulla Cina. Ecco. Cosa perché si abbiano una tavola rasa. Se posso dire, Rossano, non sono d'accordo. Perché ne parleremo. Quando sono stato nello Yunnan, mi hanno portato a vedere i
la scrittura pittografica del popolo Hanna, che era stata parzialmente distrutta dai movimenti delle Guardie Rosse nel periodo, no? Oppure portavano dei tempi confuciani. Io penso che fosse addirittura, ribalto la tua cosa, forse il cinese è il popolo con più radicamento in questo momento. Se considerano il nome anche della Cina come l'impero di mezzo, la terra di mezzo, attorno a cui gira tutto il mondo. Per cui forse poi ne parleremo magari in questa sera, in un sabato che si chiama di però credo, io ribalterei la tua cosa. Però sono le 10.35, il professor Barsi aveva chiesto di chiudere un po' e adesso gli chiederemo ancora un quarto d'ora di disponibilità se devi comprare i libri, ci devo comprare per me. Quando io prendo il libraio, io sono stato già pagato di dottore anticipati e anche profondamente. Però non sono i librai, per loro guadagnano di più di me come può, giusto che sia. Per loro fa la differenza, insomma, io anche lo stipendio al professore, loro no. E comunque vale la pena, perché sono quei libri veramente bellissimi. Grazie professor Bassi per questa serata, grazie a tutti per la partecipazione.